Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi puntata molto molto importante, direi quasi inastrinzabile, direi quasi. Ragazzi, oggi è il giorno in cui finalmente dopo un anno e mezzo di Clash Royale riuscirò a portare Logrider a livello 11. Oh mio Dio, non ci posso neanche credere ragazzi, è stata una cavalcata pesantissima da livello 8 a livello 11 senza fermarsi. Ci sono voluti 7 mesi di richieste più o meno, ma finalmente ce l'ho fatta. Non vedo proprio l'ora ragazzi, non vedo proprio l'ora. Ecco che vedete in questo momento apparire la schermata principale del nostro Clash Royale. Come vedete ragazzi, è là in alto, è là in alto a sinistra che sorride. 1010 unità su 1000, 104.898 di gold ragazzi. Il momento è davvero giunto e non vedevo l'ora di immortalarlo in un video per voi. Ma prima ragazzi, prima di andare a portarlo a livello 11, facciamo assieme l'ultima partita con il nostro Og a livello 10. Vediamo se vinco, vediamo se perdo, non fa niente, l'importante è portarlo su ragazzi. Vediamo come va, vediamo come va. Siamo contro KTM 125 di Dragon Glacier, che gioca subito un mastino napoletano là in alto a sinistra. Io rispondo con un mago di ghiaccio, metto subito anche una strega notturna che va a postecedere, non so neanche se si dice come parola, il mio mago di ghiaccio. Lui gioca anche una princess, tentiamo una fireball che dovrebbe danneggiare il drago e la princess. Molto bene, la cosa succede proprio come previsto, i pipistrelli della princess riescono ad andare a disturbare un pochettino. Sarebbe buona cosa giocare un cavaliere, giochiamo anche degli scheletrini di distrazione in modo da poterci proteggere e preparare eventualmente un repush ragazzi. Andiamo a fare, oh, gioca agli sgherrini, che grande sfortuna, che grande sfortuna. Giochiamo comunque il suino al 10 che può tirarne una, può tirarne due sotto i colpi degli sgherri. Comunque tira due legnate, ci porta avanti a 2.352. Mago di ghiaccio assolutamente indispensabile per fermare questi sgherrini e io lascerei andare. Ok, lui gioca ancora il mastino napoletano, vediamo se si ferma. Si ferma purtroppo però sul limite del ponte, questo vuol dire che viene sfrecciato dalla torre nemica. Noi giochiamo la torre inferno, andiamo anche con la strega notturna e con i azzolina li ha presi. Tentavo gli scheletrini, non ha avuto molto successo questa giocata. Aspettiamo allora la fireball ovviamente e andiamo a tirarla. Ah, va bene, va bene, l'aveva tirato via, allora niente da fare. 2108, c'è purtroppo il miner che sta colpendo la torre, era rimasto un cucciolo lavico ragazzi. Che grande sfortuna, sono sotto di brutto, in quanto come potete vedere la torre 1415 in basso a sinistra sta continuando a prendere martellate violente ragazzi. Vediamo un po' come poter strutturare l'attacco, come poterlo strutturare. Niente, andiamo così allora. Lui gioca quel tris di sgherri, convinto che giocasse il mastino napoletano, invece niente ragazzi. Però è obbligato anche a giocare così, va bene. Mettiamo la torre inferno per deviare il mastino e la fireball centrale dovrebbe essere utile per fermare i suoi sgherri. Mettiamo anche un caballeros sopra, un miner, lo mettiamo di qua e pronto pronto la prima strega notturna. Vediamo se il cavaliere rossi si salva. Bene, adesso si anda avanti, adesso si anda avanti. Due maghi di ghiaccio per noi, due maghi di ghiaccio per noi. Avanti col suino, avanti col suino. Bene che tira le frecce, vediamo cosa gioca. Gioca i luridi cavernicoli, riesco a tirare una fireball. Il suino può portare la torre a 1380. Ci fermiamo qua, ci fermiamo qua a 1306. Vediamo, lui gioca il tris di sgherri, lo lascerei entrare, se non altro lo devierei con gli scheletrini. Avanti ancora con il mio mago di ghiaccio e quasi quasi via di nuovo Logrider, via di nuovo Logrider. Vediamo se gioca il quartetto di barbari, li gioca esattamente dove volevo. Vado a zappare ragazzi, libero Logrider e chiudo la partita a mio favore. Bellissima ragazzi, bellissima l'ultima partita giocata con Logrider al 10, unbelievable. Che vittoria, che vittoria. E beh ragazzi, e beh ragazzi, allora siamo arrivati. Voglio
vedere almeno 200 like per questo video. Ne ho chiesti 200, non so se li raggiungerò mai, ragazzi. 200 per Logrider all'11. Le parole sono finite, ragazzi, il momento è giunto, non andiamo ad esitare, ragazzi. Migliora 100.000, ragazzi, domatore di cinghiali che sale in questo momento a livello 11, lo potete vedere, ragazzi, meraviglioso, livello massimo. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, non vedevo l'ora. Oh my god, e tra l'altro boom, livello 12, ragazzi, salendo con il domatore all'11 sale anche la potenza delle mie torri, il livello del mio profilo. Torre del Re prende 480 punti salute più 10 di danno, ragazzi. Torri della principessa prendono più 294 punti salute e più 10 di danno. Guardatelo lì ragazzi, Logrider con la barretta rossa in basso, livello massimo, lo dico ragazzi, andiamo a provarlo assieme nella partita. Magari la perdiamo, fa niente, ma noi lo proviamo, ragazzi. Mamma mia, c'ho la pelle quasi di salmone, no Doca, di salmone. Siamo contro CY dei Comando Quebec, amico mio, sei fortunato, sei l'uomo che vedrà per la prima volta il mio Grider all'11. E io faccio un push di qua invece, ragazzi, faccio un push di qua, vediamo cosa succede, andiamo a palla fuocare, avrei potuto farlo di là. Wow, ragazzi, che legnata, 8.56 la sua torre di destra. Vediamo di mettere una strega notturna, vediamo di andare a dar fastidio, mettiamo anche gli scheletrini che dovrebbero togliere un barbaro. Molto bene, ok, pisciatelli che sono poi pipistrelli, vanno a fare un po' di danno. Torre ancora preservata da qualsiasi danno, bene il mago di ghiaccio, gli faccio un doma jump, ragazzi, vediamo se va, salta davanti il doma, c'è purtroppo lì un giant al 10 e una mongolfiera a livello 7, sono incredibilmente pericolosi, ragazzi. Posso solo giocare una torre inferno molto larga per andare a bruciare il primo giant. No, era la mongolfiera in realtà che aveva loccato, era convinto fosse il giant. Vediamo così, ai, che storia, c'è la princess che va per fortuna sulla strega notturna con gli scheletri, riusciamo a togliere il giant, ci riportiamo un attimo in una posizione di comodità, via la principessa, abbiamo la strega notturna di là, proviamo a proteggere con il cavaliere, strega notturna dietro, lui dovrebbe andare a counterare sulla strega, vediamo se la vedo giusta, e sono il quartetto di barbari. Ora scarico lo Grider da solo all'11 che va di là, vediamo se la zap serve, oh c'ha il tornado ragazzi, è tornado indietro lo Grider, così, avanti così, 1.824 micidiale ragazzi questo Grider, vediamo un po' cosa succede, secondo me gioca qualche porcheria centrale, vado a mettere una torre inferno preventiva, no, gioca molto largo invece il suo mega sgherro, andiamo con la strega notturna, cosa che fa anche lui, secondo me una bella palla del fuego non ci sta assolutamente male, mettiamo il caballeros sulla strega per eliminarla, evitare che possa spawnare ulteriori truppe, aspettiamo di là, via con lo Grider, deve giocare il quartetto di barbari e infatti li vado a zappare, il suino entra, ne tira una, va bene, meglio che niente, aspettiamo. Ancora la torre inferno, la voglio giocare qua, voglio proprio evitare che lui possa fare delle porcate con la mongolfiera, che la cosa mi darebbe parecchio fastidio, ma vado di nuovo a spingere con Ogrider e scheletrini, ragazzi, con Ogrider e scheletrini, eccola lì infatti la porcheria, eccola lì la porcheria, servirebbe una strega notturna su questa cosa al 7, il suino gliela tira giù e andiamo a chiuderne un'altra, ragazzi, in vittoria 6, mitico ragazzi, mitico, il suino all'11 è infermabile, ragazzi, è infermabile. Bene ragazzi, io vi ringrazio tantissimo di aver condiviso con me questo momento bellissimo per quanto riguarda il mio profilo di Clash Royale, per quanto riguarda tutti coloro che giocano con il domatore di cinghiali.
Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito, vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle live e sui video che carico, e noi ci vediamo presto, ciao!